Dopo una prima proroga che come giunta avevamo da subito attivato con l'obiettivo di dare massima possibilità di accedere ai contributi previsti in ossequio a ulteriori provvedimenti normativi emanati durante l'emergenza coronavirus, abbiamo deciso di estendere ulteriormente la possibilità per i cittadini di presentare domanda per la rottamazione della loro vecchia auto con conseguente acquisto di un nuovo veicolo meno inquinante. A dirlo l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin nell'annunciare la nuova scadenza per la presentazione delle domande fissate al 12 luglio 2020. Il bando prevede la possibilità di rottamare i vecchi veicoli alimentati a benzina fino a Euro 3, gasolio fino a Euro 5, bifuel fino a Euro 2, mentre nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti si privilegerà il criterio delle minori emissioni. Gli incentivi potranno arrivare fino a 4.500 euro, saranno differenti in funzione alle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo. Come per altri bandi già promossi, per agevolare al massimo chi può averne bisogno, nel predisporre la graduatoria, oltre a tenere conto delle emissioni, abbiamo previsto punteggi differenti a seconda della situazione economica dei beneficiari, dando una priorità alle fasce di reddito più basse. Info e documenti sono scaricabili sull'apposita pagina Bando Auto 2020 nel sito della Regione Veneto.